Intanto, come è andata la prima in Serie A, la prima del nuovo campionato, e se abbiamo visto un Monza forse un po' troppo timido questa sera? Sono state belle, mi sono divertito, abbiamo costruito la settimana con il mister e quindi è stata una partita preparata bene, siamo venuti qua a giocarla, poi ci siamo trovati una sorpresa, un campo difficile, cioè nel senso che il terreno di gioco era difficile ed è un campo che sicuramente aiuta di più la fase difensiva che la fase offensiva. Ci siamo adattati da grande squadra, secondo me, da squadra giusta, da una squadra matura, ecco. E abbiamo fatto la partita sporca che dovevamo fare, dettagli nelle aree di rigore, sapevamo che loro sono è una squadra l'Empoli allenata bene. In tutti i dettagli, dalle palle inattive fino al pressing alto o sapere stare a un pressing medio e quindi abbiamo fatto la nostra bella partita con alti e bassi come hanno fatto loro alti e bassi, quando c'era tanta intensità di pressione la partita più sporca, quando si è abbassata la pressione e i tempi di gioco con un terreno così si potevano fare, abbiamo fatto le nostre trame che di solito abbiamo più continuità come trame di gioco, quindi creiamo più azioni. Quindi tutto sommato abbiamo fatto una partita giusta, con un tessuto nervoso per la prima importante. Avrei incrociato Nesta, le chiedo se l'ha visto, l'ha sentito o soddisfatto. No, non l'ho incrociato e non l'ho sentito, quindi lo vedo dopo. Grazie. Buonasera mister, Marco Esser, Ste News. Le chiedo anche un giudizio sulla prova di Pizzignacco, che mi è sembrato in crescita, ha fatto una buona prestazione, e anche le condizioni di Pessina. Grazie. Allora, rispondo prima al capitano, che l'ho visto proprio adesso, prima di venire in conferenza. Non si sapeva, non si era capito bene dalla panchina cosa era successo. Alla fine è stata una botta, quindi speriamo che vada tutto bene. Per quanto riguarda Sam, io lo chiamo Sam, è stato preso da un club come il Monza, quindi sicuramente è un giocatore di talento e quindi ha fatto bene, siamo contenti e niente, continuiamo così. Buonasera mister, Maurizio Zini, Telecentro 2, Calcio Toscano, calcio giocato. Una seconda frazione secondo me giocata meglio della prima, soprattutto nei primi 20-25 minuti. Poi alla fine, come così il calcio, avete preso un po' qualche rischio in più. Ecco, però ha detto già lei, è soddisfatto. Però mancato qualcosa verso la fine, anche sotto l'aspetto atletico? Soddisfatto per il momento. Cioè, per il momento della partita, per il momento della situazione, per la pressione, per come abbiamo risolto tanti problemi, no? Palle vaganti, contrasti persi, mezze ripartenze, un po' di confusione, no? E la presa è stata un po' così, è stata così. E quindi contento perché, ad esempio, su delle ripartenze, su dei piccoli sbagli, abbiamo attaccato delle pezze, quindi i compagni sono aiutati, abbiamo giocato di collettivo. E quindi questo fa parte, perché il calcio alla fine è una tela, e prima c'è la tela, e la tela corrisponde alla forza fisica, alla forza mentale, al carattere, e poi dopo ci sono i colori li mettono gli allenatori, i sistemi di gioco, i giocatori, il talento dei giocatori, e dopo si costruisce qualcosa. Però intanto noi oggi, stasera, abbiamo visto la nostra tela, non tanti colori. Molto ovviamente c'erano i colori brutti del terreno di gioco, che mi dispiace dirlo, però è questo. Sì, perché io penso che la partita aveva un equilibrio anche nelle palle inattive, cioè i dettagli fanno la differenza. Noi avevamo giocatori con il tessuto nervoso giusto, che facevano, non sbagliavano un movimento nelle fasi difensive, erano dentro la partita, e cambiare giocatori che sono dentro la partita non è mai facile. Poi la partita ce la siamo trovata che si è aperta, a un certo punto si è aperta, si giocava. Infatti abbiamo sbagliato gol ed è stato un po' così. Quando sono le partite così un po' confuse, un po' non è mai facile toccare. L'ultima, grazie. Buonasera mister, Paolo Ottavio di Fantavax.
Un commento alla prestazione di Maldini. Daniele ha fatto come tutti una prestazione giusta, nel senso, non guardate che ha perso un paio di palloni, ci sta, si è impegnato, ha fatto quello che doveva fare nella strategia della gara, ha fatto quello che doveva fare. Dei movimenti sulla fascia sinistra al primo tempo, i movimenti tra quinto e tre quarti non erano... avevano dei timing sbagliati e quindi il campo, l'aggressione degli avversari ha facilitato il difensore. Tutto qua, ma niente di che, è quello che è arrivato uno degli ultimi, è quello che magari deve entrare nei nostri meccanismi di più, ha avuto, si è fermato per dei piccoli problemi e quindi è perso. Però noi, Daniel è un talento. Grazie a tutti, buon lavoro.